In Italia il 30% del fabbisogno energetico viene consumato dal settore dell'edilizia. Le nostre case consumano troppo per la produzione di energia, per l'acqua calda, per il condizionamento, per il riscaldamento, eccetera. I mutamenti climatici e i crescenti costi energetici ci dicono che è ora di cambiare. Intervenendo in un modo appropriato si può fare sì che i consumi energetici sono di meno, come costruendo case a basso impatto ambientale o intervenendo con dei lavori di ricostruzione in modo che si risparmia sulle bollette. Ma prima di tutto bisogna capire quanto consumano le nostre case. E in questo ci aiuterà il nostro ospite, ingegner Bruno Brighi. Buonasera e bentornato a Green Reports. Buonasera. Allora, voi siete esperti nella costruzione di case a bassi consumi energetici, le cosiddette case passive, ma per capire, per verificare quali sono i consumi che hanno le nostre case, quali sono i mezzi che abbiamo a disposizione? Dunque, noi costruiamo case con una richiesta energetica molto bassa, con struttura portante in legno. Struttura portante in legno perché? Perché evitiamo tutti i ponti termici con costi abbastanza irrisori rispetto alle costruzioni in latero cemento. Come si fa a valutare la bontà di una costruzione? Per bontà di costruzione intendiamo che abbia una richiesta energetica molto bassa nell'arco dell'anno, e quando parliamo di richiesta energetica dobbiamo vedere sia l'aspetto invernale del riscaldamento, sia l'aspetto estivo del raffrescamento. Per ovviare questo inconveniente di non sapere mai la bontà di una costruzione, lo Stato ci è venuto a favore portando avanti la classe energetica. Quindi la certificazione energetica. La certificazione energetica, classe A, classe A+, classe passiva, classe B, eccetera. La certificazione energetica con classe A cos'è che ci dice? Ci dice che per l'Emilia Romagna noi dobbiamo spendere in energia 40 kW metro quadrato anno, cioè vuol dire che noi non possiamo consumare per tutta l'energia, illuminazione, riscaldamento, raffrescamento, eccetera, più di 40 kW metro quadrato anno. Perciò quando noi acquistiamo una casa certificata in classe A, sappiamo che al massimo, nella bolletta che andremo a consumare nell'arco di un anno, noi dovremo spendere 40 kg moltiplicati in metri quadrati della superficie della casa. Ecco, se noi abbiamo già una casa, come avviene in molti dei casi, e vorremmo verificare, vorremmo capire quanto consuma la nostra casa, come possiamo fare? Quanto consuma la nostra casa? Dobbiamo fare una certificazione energetica che viene un certificatore a valutare la classe della nostra casa. E il valutatore prende in esame tanti aspetti, tra cui c'è l'aspetto dell'involucro esterno, che è un primo aspetto, e il secondo aspetto è il discorso degli impianti, l'impiantistica. Tutte e due sono importanti. Se andiamo nelle case nuove o nelle case di ristrutturazione che noi portiamo avanti, o nelle case nuove, soprattutto quelle case in legno, adesso quando andiamo nella classe A dobbiamo verificare o sottostare ad alcune regole. Uno, avere un involucro esterno fortemente performante, cioè che crei una barriera al calore nell'uscire fuori d'inverno, perciò il calore deve rimanere all'interno della casa e non uscire fuori. Due, aspetto importante, il caldo d'estate non deve entrare dentro, perciò l'involucro deve essere tale che deve sigillare la casa. Per poter essere sigillare la casa non debbo avere spifferi o comunicazioni verso l'esterno di aria che entra, per due motivi: uno, per l'aspetto termico; due, per l'aspetto che poi queste aperture verso l'esterno possono crearmi delle condense questo vuol dire, tanto per dire, i famosi angoli neri che vediamo nelle case, ecco, quelli sono un aspetto negativo, vuol dire che lì c'è un ponte termico, vuol dire che lì c'è un passaggio di freddo. Oppure l'aria che entra attraverso le canaline dell'impianto elettrico o altre poste, che l'aria fredda che entra dentro viene in contatto con l'aria calda che è dentro, umida, e abbiamo la condensa, cioè le goccioline d'acqua, che poi rimangono dentro alla muratura e la danneggiano. Quindi tramite alcuni test voi siete in grado anche, sì, di
verificare se la casa ha umidità o le cosiddette falle. Cioè, in Emilia Romagna non, per avere la certificazione non è obbligatorio superare il Blau Door Test. Perché? Perché la certificazione Emilia Romagna non richiede questa prova. Cosa vuol dire il Blau Door Test? Vuol dire che una volta che ho finito la casa completamente con le murature e con gli infissi, completamente chiusa e con gli impianti, io cosa faccio? Tolgo la porta d'ingresso, alla porta d'ingresso gli mettiamo una ventola che tira fuori l'aria creando una depressione all'interno della casa, una depressione di 0,5 atmosfere. Cosa succede? Succede che l'aria dall'esterno tende a entrare dentro in casa perché dentro c'è una pressione più bassa. Noi riusciamo a valutare attraverso la ventola, per l'aria che tiriamo fuori, di capire se ci sono delle infiltrazioni, ma oltre a capire se ci sono dei passaggi, capiamo anche dove ci sono i passaggi, che potrebbero essere le finestre che non sigillano, potrebbe essere, tanto per dire, l'impianto elettrico che ha dei passaggi di aria, potrebbe essere l'impianto idraulico, eccetera. Ecco, questo Blau Door Test in Emilia Romagna non è richiesto, mentre invece in Trentino, che hanno una cultura diversa, è indispensabile per poter avere certificazione di energetica. Noi come ditta Protec, quando costruiamo le case, tutte le nostre case passano attraverso il Blau Door Test, che non è tanto per un discorso di certificazione quanto perché riusciamo a valutare la buona esecuzione del prodotto che poi noi andiamo a consegnare al cliente. Perciò è quasi una certificazione di bontà di montaggio, bontà di costruzione per noi, che poi si traduce anche in una garanzia da parte del cliente. E questo è Blau Door Test. Quindi al di là del test termografico, che è quello che tramite calore, no, si riesce a capire... Sì, il test termografico è un qualche cosa che riesce a identificare all'interno della parete, all'interno dei giunti, cioè, se ci sono dei ponti termici, quei famosi macchie nere che dicevamo prima, sono dei ponti termici. Io con una cinepresa di infrarossi riesco a valutare dove ci sono. Ah, ecco, voi eseguite ulteriormente questo Blau Door Test, che diciamo è un'ulteriore garanzia di Blau Door Test, qualità. Più questo è un discorso, cioè questo viene fatto all'interno dell'azienda per garantire al cliente che la casa è stata costruita a regola d'arte e che non... e che il cliente sta comprando un qualcosa di certo e di verificabile, non solo sulla carta. Questo diciamo è una garanzia sia per il cliente, ma soprattutto per noi che stiamo dando la qualità che ci siamo imposti. Ecco, per avere una casa che costi poco e che consumi anche poco in termini di costi energetici, quali aspetti bisogna valutare? Abbiamo detto l'aspetto dell'involucro esterno, che deve avere certe caratteristiche di trasmittanza buone. Quindi il primo aspetto, diciamo, questo è dell'involucro. Dell'involucro esterno, che le pareti esterno devono essere fortemente coibentate. Diciamo, per dare dei dati, è trasmittante intorno allo 0,1. È già un'ottima trasmittanza che può portare avanti il discorso della casa passiva, però non certamente superiore allo 0,15. Senza andare nei numeri, sicuramente devono essere molto ben protetti. Piccolo paragone, la casa in legno, la muratura di legno, la struttura parlando di legno, abbiamo una trasmittanza delle nostre di 0,1, quelli in lattro cemento a legge sono intorno allo 0,28, perciò tre volte meno performanti. Questo per quanto riguarda la struttura. Gli infissi devono essere di un certo tipo, cioè avere trasmittanze giuste, ma soprattutto non è importante l'infisso quanto il montaggio dell'infisso. Perciò non è tanto scegliere un prodotto valido, che è indispensabile, quanto il suo montaggio all'interno, perché non deve lasciare fessure e cose del genere. Ci sono però degli aspetti che noi come nostre abitudini facciamo fatica ad accettare per avere una casa in classe A. Tipo, sarebbe corretto che le finestre fossero posizionate a metà muro e non a filo interno. Questo vuol dire che l'apertura della finestra, anziché essere a 180 gradi, è di 90 gradi. Non è un grosso limite da un punto di vista funzionale, però è un limite forse psicologico, perché oggi siamo abituati a vederle. Altro aspetto importante è nelle nostre case, noi consigliamo, poi il cliente può scegliere quello che vuole, classe A vuol dire anche non avere collegamento al metano. La nostra casa può non essere collegata al metano,
cosa vuol dire? Quindi passiamo all'interno, cioè l'impiantistica della All'impiantistica casa. della casa, dove l'impianto elettrico, diciamo l'elettricità, assolve completamente all'esigenza energetica della casa, anche dal punto di vista della cucina. Non abbiamo più il metano, ma abbiamo i fuochi a induzione. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non siamo obbligati a fare per legge due fori nella cucina, comunicazione con l'esterno, perché non abbiamo più metano e perciò diventa una classe A non avendo più questo passaggio d'aria. Sembra impensabile per la nostra mentalità ancora molto legata, no, ai consumi del gas metano. Cioè, come spieghiamo un po' meglio questo concetto? Cosa vuol dire non essere collegati al metano? Per quanto riguarda la cucina è facilmente capibile perché non è più, il riscaldamento non viene più attraverso il metano, ma viene attraverso un'induzione elettrica. Poi invece Quindi l'elettricità. l'elettricità che scalda e non è che spendiamo di più del metano, perché la gestione, il costo del metano è superiore al costo dell'energia elettrica, cioè con l'energia elettrica risparmiamo. Altra cosa importante invece è il riscaldamento invernale o il raffrescamento estivo. Il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo viene fatto non più con un bruciatore come noi oggi siamo soliti vedere a condensazione, eccetera, ma attraverso una pompa di calore, aria-acqua, dove con questa pompa di calore che viene gestita elettricamente, la fonte energetica è elettricità, noi cos'è che abbiamo? Abbiamo sia acqua calda da mandare nell'impianto e anche acqua fredda per fare il raffrescamento. Noi attualmente stiamo portando avanti non tanto l'aria condizionata come concetto, ma il raffrescamento estivo, che vuol dire far passare all'interno del nostro pavimento radiante d'estate acqua a 17 gradi, cioè a temperatura bassa, mediamente bassa, in maniera tale da dare quel fresco che nella casa richiede. Nelle case molto ben coibentate il raffrescamento estivo diventa quasi un'esigenza. Cosa importante è che non diamo più aria fredda che gira sempre la stessa, ma diamo una temperatura di comfort nettamente elevata che potrebbe essere il bosco che noi andiamo a visitare, anziché il frigorifero, ecco, la differenza fra l'aria condizionata e il raffrescamento. Altro aspetto importante che una casa in classe A deve sempre avere è la ventilazione meccanica, meccanizzata. Vuol dire che io ho un sistema di ventilazione forzata che prelevo aria fresca, d'inverno fredda anche, ma pulita dall'esterno, e butto fuori l'aria calda e sporca. Queste due aree vanno Contatto. a contatto attraverso una parete, ma con uno scambiatore di calore dove l'aria pulita e fredda ruba il calore all'aria sporca e calda e entra nell'appartamento pulita e calda e l'aria sporca esce fuori fredda. Questo vuol dire che non abbiamo consumato nessun euro cambiando l'aria e noi abbiamo un cambio dell'aria che un impianto che ogni 3 ore mi cambia totalmente, come la legge chiede, l'aria all'interno della nostra casa. Questo vuol dire dormire in un ambiente più sano, vuol dire avere sicuramente un comfort migliore. È ovvio che legato a questo, per ovviare la condensa che ci potrebbe essere, visto che il pavimento è fresco, ci vuole sicuramente un impianto di deumidificazione, di controllo dell'umidità interna. Perciò ci sono due aspetti per poter risparmiare. L'impianto che sicuramente deve essere la pompa di calore per l'acqua sanitaria, il freddo e il caldo, ci dovrebbe essere la cucina a induzione. Ci dovrebbe essere la ventilazione meccanizzata. Mettendo insieme questi tre impianti, sicuramente con un buon involucro esterno siamo già in classe A. Poi, ovviamente, abbinando a questo un impianto fotovoltaico sul tetto, ci Siamo in produciamo grado di l'energia produrre anche l'energia per fino ad arrivare autosufficienti. essere Perciò autonomi. quando vuol dire quanto paghiamo all'anno? Zero, Zero. perché la produciamo noi stessi. Ecco perché quando si parla di case passive o comunque di case ad un basso impatto ambientale, non si parla solamente di isolamento termico e acustico, ma si parla anche di comfort abitativo.
comfort abitativo legato, come dicevo, alla ventilazione meccanizzata, al fatto che abbiamo un raffrescamento che è legato all'effetto bosco, se vogliamo, al fatto che abbiamo anche un controllo dell'umidità. Sono tutte cose che fino a ieri erano impensabili, ma che oggi sono di normale uso. L'importante è avere l'involucro che possa accettare queste, cioè un involucro fortemente coibentato richiede bassa energia. Noi con la pompa di calore possiamo dare questa bassa energia ad un costo molto basso. Per quanto riguarda le strutture in legno, quali sono le ultime novità? Dunque, novità, diciamo quali sono la tecnologia che stiamo portando avanti, che è una novità per l'Italia, se vogliamo, ma è sicuramente una non novità per l'Europa, perché da anni e anni si sta costruendo in questo modo. La costruzione è quella di una struttura in ballon frame, che sarebbe a telaio, no? Solo che anziché utilizzare i morali in massiccio 4x14 che finora siamo sempre abituati a vedere, che utilizziamo i fin joist. I fin joist cosa sono? È una struttura d'acqua formata da cherto e USB, è una struttura che è stata certificata dall'università austriaca e l'unica che riesce accettata dal passive house austriaco. Cioè l'unica struttura che mi consente di non poter fare ponte termico, perché anche il massello, il massiccio, lo spessore da 4 cm, per noi, anche se il legno è un isolante, noi lo consideriamo come un conduttore. Perciò per avere un maggiore sfruttamento della trasmissione del calore, un isolamento acustico e un isolamento termico, e non fare ponte, usiamo questo fin joist, che è una struttura d'acqua composta da cherto sui due estremi e all'interno dell'USB, come si può vedere dalla figura. Ecco. E questo è sicuramente una casa a telaio fortemente innovativa, perché ci consente, è l'unica struttura, se vogliamo, che ci consente con spessori limitati ad avere alte caratteristiche tecniche. Alte caratteristiche tecniche vuol dire trasmittanze molto buone. Con uno spessore di 40 cm arriviamo a trasmittanze di 0,09 più o meno. Quindi il vantaggio, diciamo, nasce proprio da questo fin joist d'acqua che ci consente di avere alte prestazioni con un costo più basso rispetto alla struttura in X-LAM e di altre cose. Poi dopo uno può scegliere l'X-LAM staticamente o il fin joist, però se uno sceglie il fin joist sicuramente ottiene le stesse caratteristiche tecniche con un prezzo molto più competitivo. Ecco, le proposte, diciamo così, di queste case passive partono dal presupposto che queste case non solo portano un notevole risparmio economico, ma per essere veramente utili devono garantire non solo il comfort personale ad un basso costo, ma anche rispettare l'ambiente e soprattutto le persone che poi ci devono vivere all'interno. E difatti la cosa importante che noi dobbiamo comunque tenere in considerazione è il mix di proposte che noi dobbiamo fare all'interno di una casa in legno per il comfort e per la coibentazione. Il mix viene tramite un buon mix, una buona diciamo uso dell'impiantistica. L'impiantistica si deve adattare a una struttura fortemente coibentata, come abbiamo detto prima. Se utilizziamo i fin joist, che è l'unica struttura riconosciuta da Passive House austriaca per poter avere case passive, ovviamente otteniamo delle case con delle pareti altamente performanti, che sicuramente hanno un involucro che non lascia uscire fuori il calore. Allora anche gli impianti devono adattarsi a questa cosa. Noi per esempio portiamo avanti un impianto di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti e fin qui non ho detto nulla di diverso da quello che c'è attualmente. L'unica cosa che è importante è che il riscaldamento a pavimento con pannelli radianti oggi come oggi viene concepito con una grossa inerzia termica. Perché? Perché è un massetto a 5 cm e noi sappiamo che è difficilmente regolabile. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'impianto riscaldamento a pavimento, pannelli radianti, lo accendiamo a novembre, lo spegniamo ad aprile e lavora sempre 24 ore al giorno.
Perché? Perché non riusciamo a gestirlo, cioè noi per iniziare a scaldare una casa come la radiante dobbiamo accenderla oggi per avere il caldo dopo un giorno. Quando lo spegniamo oggi e la casa comincia a raffreddare dopo un giorno perché abbiamo questa marsa, questa massa che è una grossa massa, un'inerzia termica. Noi invece cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto dei pannelli radianti dove abbiamo eliminato completamente il massetto, soprattutto perché la concezione delle case in legno è una costruzione a secco e perciò che non richiede acqua. Perciò abbiamo eliminato completamente il cemento, i massetti, e dobbiamo costruire tutto quanto a secco, per due vantaggi. Uno, perché non portiamo umidità all'interno delle strutture, perché siamo in legno. Due, perché abbiamo sicuramente degli ambienti ispezionabili. I nostri solai a secco sono completamente ispezionabili e soprattutto eliminiamo il massetto, perché i pannelli radianti vengono utilizzati, vengono costruiti con un pannello che noi forniamo, lavorato con la macchina a controllo numerico, perciò sono impianti personalizzati, sono il singolo cliente e non richiedono il massetto sopra, sul quale viene incollato subito il pavimento, che può essere o in parquet o in ceramica. E quindi in questo modo potete garantire non solo un comfort abitativo, ma sicuramente bassissimi consumi, se non proprio... Bassissimi consumi per due motivi. Uno, perché andiamo a ottimizzare la temperatura di entrata dell'impianto, cioè lavoriamo con 2 gradi in meno e la pompa di calore lavora nella curva di maggior rendimento e perciò otteniamo un risparmio energetico. Due, perché abbiamo un controllo della temperatura all'interno della casa istantaneo e perciò quando spegniamo subito freddo, quando scaldiamo subito caldo, e perciò possiamo andare anche in quel determinata stanza a chiudere il nostro impianto e accenderlo, perché nel giro di un'ora subito abbiamo caldo. Perciò è sicuramente un impianto più adatto per case in più. Altro vantaggio, va molto bene per le strutturazioni perché ha uno spessore di ingombro nettamente inferiore a quello che è di normale uso, che sarebbe quello col massetto, pannello radiante col massetto, perché risparmiamo quei 6 centimetri di spessore. Perciò anche nelle strutturazioni dove si vuole fare è sicuramente